Ciao Cicine! Bentornate sul canale e bentornate con un altro haul. Io mi scuso per, insomma, l'assenza, però è estate, insomma, sono stata un po' in giro, mi sono goduta un po' di mare. Si nota, l'abbronzatura si nota. Si notano anche i capelli a pazza, perché per adesso, insomma, sono allo stato selvaggio, allo stato brado, quindi insomma, capelli legati, ancora fa caldo, non fa più quel caldo di prima, però ancora fa caldissimo. E ovviamente tra questi giri, tra il mare, tra le uscite, eccetera, non potevo non fare shopping. Ma quando mai? Ogni scusa è buona, è l'inverno perché inverno, è l'estate perché estate, i cambi di stagione perché sono i cambi di stagione, i saldi perché sono i saldi. Parto con LOL. Parto random, vedete un po' di cose, insomma c'è un po' di tutto. Sono anche parecchie cose, quindi vado veloce. Ho preso questo toppino che vi farò vedere sicuramente in qualche video, ed è un sempre quelli lì, zoppa, croc top, top croc, crocchette, troc troc, insomma, quelli corti, no? Così, con questa trasparenza davanti fatta all'uncinetto. Io trovo bellissimo, veramente particolare il toppettino sotto che è fatto in pizzo e dietro ha appunto la trasparenza del pizzo e questo rosso acceso, rosso fuoco. Io non amo molto il rosso, ma con l'abbronzatura trovo che insomma che mi stia bene, che stia bene comunque alle brune, quindi è una sgaps. Insomma, la marca è Made in Italy ed è la solita marca che trovate un po' dai cinesi. Costava 12,04 euro, non ho capito perché sto 0,4. Io l'ho pagato 5 euro, e quindi insomma non potevo farmelo scappare. Mi piace con una gonna plitalta di quelle a tubo, oppure con degli short di jeans, insomma quando si è molto easy, molto, oppure con un jeans stile boyfriend che ho comprato, che vi farò vedere, quindi restate qui. Poi mi sono letteralmente innamorata, ma io quando compro una cosa mi ci innamoro, quindi si sa, di questo scialle che è tutto fatto tipo al tombolo, non so, tipo ricamato, e poi con tutte queste perline cucite, luccicose. E sotto appunto anche qui tutte le perline, eccole qua. Bellissimo, lo trovo stupendo come pareo sui fianchi se siete in un posto e magari dovete entrare al bar, eccetera. Lo trovo bellissimo sulle spalle, effetto nonnina, ma io lo trovo molto molto elegante e molto sexy. Beh, ovviamente non sulla canotta, ma su un abitino di sera. E insomma, mi sembrava un pezzo particolare e quindi insomma non volevo farmelo sfuggire perché non se ne trovano molti di questi pezzi. Comprato solo 7 euro, quindi insomma veramente ottimo. Poi ho comprato, mi ha fatto simpatia per la sua semplicità e perché io adoro i monospalle in generale, quindi quando li trovo mi ci fiondo, non se ne trovano proprio tantissimi. Questa canotta, insomma, toppino monospalla con queste frange ed è tutta nera, sfiancata, molto semplice. Mi piaceva e siccome aveva un prezzo abbordabilissimo, 5 euro, l'ho preso. Le canotte basic servono sempre, per cui insomma sono sempre utili. Sempre di basic, mi sono lanciata sul basic? No, no, state tranquille, non mi sono lanciata sul basic. Una t-shirt nera, scollo a V di un cotone morbidissimo, la manichetta è proprio cortissima, di quelle proprio corte, così aderentissima. Mi piace per le sere in cui magari fa un po' più freschino, magari sono in moto e quindi proprio smanicata fa fresco. E poi inverno la uso invece come maglia intima, quindi sotto i maglioni, sotto le cose che magari sulla pelle danno un po' fastidio. 3 euro, quindi insomma ovviamente si poteva fare. Passiamo a un costume che io trovo stupendo.
Insomma, ho visto questo costumino e me ne sono innamorata. È di quelli proprio mini mini, eh. E il sopra è fatto così, con queste civette, questi uccellini. Non so se si nota perché ci sono anche, insomma, foglie, cose. Ecco, questa è la civetta. E, insomma, un po' tropicale, no? Un po' verde fluo, blu, molto tropicale, molto easy. Ecco, la marca è questa. Princess, se c'è il sito ve lo dico. No, non c'è il sito. Comunque, Princess, il prezzo era 19,90 all'inizio, poi l'hanno sceso a 15,90. Io l'ho pagato 9,90 euro. Sembra ottimo anche come qualità, ma non l'ho ancora utilizzato, quindi insomma vi farò sapere. Poi stavo parlando prima dei jeans. Ok, anch'io mi sono fatta stravolgere dalla moda dei boyfriend. Io li ho sempre provati e non mi stavano mai bene. Non lo so, mi allargavano, non mi piacevano. Invece questo modello devo dire che mi piace perché non è larghissimo, è largo ma non è di quelli proprio extra large. E ha tutti gli strapponi, perché insomma ormai pure io voglio gli strapponi. Molto larghi, sotto si possono arrotolare, si possono tenere giù, ma arrotolati stanno veramente carini. E li trovate da Zuiki, è nuova collezione, non sono scontati, ma costano 19,99 euro, ecco, 19,99 da Zuiki. Quindi se vi interessa li trovate adesso, perché è nuova collezione, perché almeno io di sconto scontato non ho trovato nulla. Mi hanno detto no, è stato tutto terminato, tutto venduto, cioè ci sarà stato l'assalto delle cavallette. Per cui insomma ho preso questi che sono della collezione nuova e ci stanno carinissimi con quel top rosso corto, proprio perché è molto corto, i jeans sono larghi, quindi comunque è carino anche l'effetto femminile sopra e maschile sotto. È un po' a vita bassa, carini. Quindi, insomma, io ve li consiglio. Andateli a provare da Zuiki, che li trovate perché è nuova collezione. 19,99 euro. Io ho preso una M, perché non vanno proprio aderenti. Quindi, solitamente vesto una S, ma per questo ho preso una M. Poi, ho comprato due paia di scarpe. Queste zeppe mi hanno letteralmente rapita. Per la lavorazione, guardate che bella, è tutta lavorata in tessuto, in questo effetto un po' Missoni, no? Un po' stampa Missoni, un po' etnico, e poi ha la treccia in corda, sono leggerissime. E le ho provate soltanto al negozio e sembrano veramente comode, comodissime. Ovviamente camminandoci si scoprono gli altarini, quindi spero di non scoprire nulla di che. Sono color cuoio e praticamente sono molto simili alla mia abbronzatura, per cui fa un effetto nudo e slancia parecchio, perché appunto sembra quasi un tutt'uno con il piede, con la pelle. Le ho pagate anche questo in un negozio che dovrebbe esserci un po' ovunque. Ecco, la marca del negozio penso che sia questa. O comunque questa è la marca che vendono in questo negozio, quindi le trovate un po' ovunque. C'è il prezzo? Sì, allora costavano 49,99 euro. Io le ho pagate 20 euro, quindi al 60%, 70%, qualcosa del genere. È carinissima la scatola, ve la volevo far vedere. Cioè non mi hanno dato busta, mi hanno dato la scatola direttamente così. Figa, no? Bello. Vabbè, scusate, ma la mia euforia, voi lo sapete, io divento euforica e quindi vabbè. Poi, altro paio di scarpe. Sì, così. Prendi tu.com, c'è il sito, andategli a dare un'occhiatina. Ho comprato questi sandaletti. Sandaletti molto comodi, mi sono un po' buttata sul comodo quest'anno perché scarpe alte ne ho tante, ma magari capita di fare lunghe passeggiate, di camminare tanto e quindi insomma le scarpe altissime non sono proprio comode.
Ho comprato questi sandaletti che sono semplici davanti, neri, il tallone chiuso, hanno il tacchetto un po' grosso e poi non sono molto alte, però non sono neanche rasoterra. Viste così, magari non vi dicono nulla, ma credetemi, al piede sono veramente carine. Il tacco grosso, che io non amo moltissimo, non si nota molto. E fanno una bella gamba, il davanti è grazioso perché è abbastanza scollato, per cui insomma l'effetto è veramente carino, elegantino, ma anche con un jeans è veramente ottimo. E come vi dicevo, la marca è Trendy2, questa qui. Costavano 34,90 euro, vabbè, non so se mette fuoco, ovviamente, niente. 34,90 euro, le ho pagate 24,90 euro, insomma 25 euro. Non le ho pagate pochissimo, non erano ultra scontate, però devo dire che un sandaletto così non lo trovo facilmente, perché solitamente trovo o le zeppone o le infradito rasoterra, i sandaletti rasoterra, per cui una volta che finalmente incontro un sandaletto che è diverso dal solito, non posso non portarmelo a casa. E quindi questo appunto è l'altro acquisto. Credo di aver finito. Ah, questo è l'altro acquisto. Questi orecchini, voi sapete, io uso sempre cose molto sobrie, molto piccoline. No, mi piacciono anche quelle piccoline, però soprattutto d'estate, insomma, in questo caso. Questo verde smeraldo risalta l'abbronzatura, visto che ho i capelli a pazza, almeno diciamo che cerco di attirare lo sguardo sugli accessori per evitare lo sguardo sui capelli, la pinza nei capelli. Questo era tutto, spero di sì, sicuramente ci rivedremo ancora in altro shopping e in prossimi video. Un bacio, alla prossima!